scappare. Buon pomeriggio a tutti. Ci sono? Io non vedo. Perché a me non mi fa vedere niente? Va bene, dai. Ciao a tutti. Allora, oggi facciamo una ricetta difficilissima, degna proprio di MasterChef. Bugia. È la ricetta più facile del mondo. Come sempre, le nostre dirette sono sia per imparare qualcosa e poi soprattutto per stare insieme e fare quattro chiacchiere. Quindi tutti coloro che hanno fretta o quelli che hanno le paturnie o quelli che sono esagitati possono già abbandonare la ricetta e andare a fare altro. Abbandonare la diretta e andare a fare altro. Non ci servite. Per quelli che invece gli interessa la ricetta ma vanno di fretta, mettete tutti gli ingredienti insieme in una ciotola, fate le palline, passate nel cocco, mettetele nel pirottino e ve le mangiate. Ciao, arrivederci, potete andare. Per tutti gli altri, benvenuti. Ciao a Mattias e ciao a Noemi. E benvenuti, oggi è il mio onomastico, come l'avete letto. E quindi, Auguri! grazie. E Che quindi, santa grazia oggi? oggi è Santa Grazia, Conversano, chiamata anche Madonna del Basilico. Ah, oggi è una Eh sera. sì, oggi è anche la Madonna del Basilico. In una stradina del centro storico di Conversano, prima si faceva una piccola processione e c'erano le persone. Ciao Mattias! E c'erano le persone che facevano una piccola processione, invece dei fiori, perché magari non ne avevano, erano troppo costosi, portavano il basilico, perché quello ce l'avevano magari piantato nei vasi. Per strada nel centro storico come dono alla Madonna e quindi da quel giorno quella Madonnina che sta nel centro storico è stata chiamata la Madonna del Basilico. Va bene, abbiamo detto quest'altra cosa. Centro storico di Conversano, provincia di Bari. Quindi abbiamo detto facciamo i bonbon di bella cocco, cittadina. bellissimo, bonbon di cocco ricotta con la crema spalmabile. E quindi abbiamo detto essere una ricetta particolarmente difficile, bugia perché è veramente facilissima. Le dosi le trovate tutte nel link in descrizione del post. Nel frattempo iniziamo. Quindi abbiamo naturalmente la ricotta oggi, la ricotta, Sciroppato. sì, il cocco rapé, la farina di cocco e lo zucchero. E basta, e un po' di crema spalmabile. Questo è altro cocco rapé nel quale andremo ad arrotolare i biscotti, ad avvolgere i bonbon prima di metterli nel pirottino. Oggi va così, il caldo mi sta facendo sbagliare un po'. Ok? Quindi, allora, alla ricotta aggiungiamo lo zucchero. Allora, io vi ho messo delle dosi, però naturalmente, come sempre, almeno in questi dolci che non hanno cottura, potete ridurre la quantità di zucchero. Io sto andando ad occhio perché ormai li ho fatti così tante volte che so quanto zucchero ci vuole. Aggiunto lo zucchero, andiamo a mescolare. Grazie a tutti, siete veramente così carini. Grazie. Non so come farò a ringraziare a uno a uno tutte le persone che mi stanno facendo gli auguri perché non ho modo di farlo. Allora, dopo aver messo lo zucchero, aggiungiamo il cocco rapé. Aggiungiamolo poco alla volta perché deve avere tempo comunque di reidratarsi. Se noi ne mettiamo subito tantissimo, poi avremo dei dolcetti troppo asciutti. Quando vediamo che già è modellabile, già vuol dire che è sufficiente. Per il momento, vedete, è ancora abbastanza morbido il composto e quindi lo vado ad aggiungere. Ditemi, da voi fa caldo? Qui sì, tantissimo. Quindi
magari la prossima volta facciamo, invece che a quest'ora, facciamo l'happy hour col Polase. Così tutti quanti, facciamo tutti insieme, ci prendiamo il Polase. Grazie a tutti, grazie. Ci vuole ancora un po' di cocco e lo andiamo ad aggiungere. E poi basta, perché altrimenti poi verranno troppo asciutti. Ok, aspettiamo un po' che si reidrati un po' la farina di cocco e poi andiamo a confezionare i nostri bonbon. Naturalmente possiamo anche aggiungere per esempio del cacao, magari dividere a metà questo composto, a metà aggiungiamo il cacao già nell'impasto e a metà no, oppure invece di arrotolarli nel cocco rapé li arrotoliamo nel cacao. Invece di usare la crema spalmabile questa, utilizziamo la crema spalmabile, quella bianca oppure quella al pistacchio, possiamo variare un pochettino. Oppure addirittura adesso stavo pensando di aggiungere il caffè solubile e farlo al caffè, così ne facciamo due tre gusti per variare. Sì, esattamente. Ok, ora vediamo se riusciamo a fare da uno che abita in Svizzera. C'è il sole ma l'aria fresca, beato te. Qui oggi non c'è il sole ma fa caldissimo, quindi prendiamo una piccola parte di ricotta e andiamo a fare delle sfere. Vedete? È giusta, perché non si appiccica le mani, è giusta. E poi tuffiamo nel cocco. È veramente facilissimo. Se volete farle tutte uguali, andate a pesare il... Ciao Noemi! Andate a pesare ogni biglia, così le avrete tutte uguali. Come ho detto, è una ricetta veramente facilissima, a prova di scimmia. Proprio facile, facile, facile. È solo un pretesto per stare insieme, perché veramente con questo caldo non si può accendere il forno. E quindi facciamo dei dolci un po' più freschi, più veloci, però devo dire che sono veramente buoni. Ora vi voglio chiedere un altro favore, poi nel post scrivetemi se avete qualche ricetta fresca, veloce, che io posso preparare per voi, così io la realizzo. Ora che cosa facciamo? Andiamo a scuotere un po' la ciotolina e si sono già avvolti nel cocco, vedete? E sono già pronti. Sono pronti, è finito. Sono pronti per l'uso. Sì, adesso poi gli andiamo a mettere la Nutella, annaggia, l'ho detto. Crema spalmabile. E li mettiamo nei pirottini. Questo è il dolce dell'ultimo momento, quando vi arrivano ospiti all'improvviso e fa caldo e non sapete che cosa offrire. Se avete la ricotta, anche se non ce l'avete, andate a comprare. E con pochi soldini avete fatto un dolcetto fresco, veloce e buono. Devo dire che con le cozze fritte mi avete dato soddisfazione. Tanti di voi le hanno fatte, tantissimi. Mi avete mandato le foto, alcuni le hanno pubblicate. Neanche un regalo non ti hanno mandato. Neanche un... Ma che mi vuoi dire? Alcuni di voi le hanno pubblicate sotto la video ricetta. Niente serve. Stai buono. Sotto la video ricetta. Pensare che era che è una ricetta che io avevo pubblicato 5 anni fa sulla pagina, 5 anni fa, proprio quando è nata la pagina. Cosa hai fatto? Queste qua? Queste cozze fritte, sì, però naturalmente avevo scritto la ricetta, l'avevo scritta perché non avevo nel blog, nel sito, non avevo niente, quindi c'era scritta la ricetta passo passo, esattamente uguale a quella che io ho realizzato insieme a voi martedì. Quindi a volte devo andare a vedere indietro nella pagina, perché ci sono tantissime ricette che io ho fatto prima ancora di avere il blog e che ho dimenticato. Quella delle cozze fritte
Era risale un... a 5 anni fa. Sì. 5, sì. E mettiamo i nostri bei pirottini. Grazie a tutti per gli auguri. Ho fatto i cornetti, che buoni, sono venuti, sei bravissima. Grazie, questo mi fa felice. Quando realizzate le ricette riescono e siete felici anche voi, io sono felice. Grazie mille. Purtroppo in questo periodo non posso molto cucinare, sono iper super impegnata con il lavoro. Non fa niente, Daniela, meglio lavorare. Vorrei essere anch'io super iper impegnata con il lavoro. Diciamo, ieri sì, sono andata a lavorare. E ieri è stata una giornata dura perché faceva veramente caldo in cucina. Veramente tanto caldo. Oggi no, oggi sono qui con voi. Abbiamo quasi finito e andiamo poi a mettere la crema spalmabile. Ditemi invece se voi questa ricetta la realizzate, se la fate in maniera diversa da me, perché mi piace sentire le varianti che proponete anche voi. Sono sempre interessanti, non si finisce mai di imparare. Quest'altro, aspettate, che questo qui è proprio ciccione, io lo faccio con latte condensato, burro e cocco. Ma quali sono simil bounty? Tu fai cuocere latte condensato e burro e poi fai, metti il cocco. Quali sono i simil bounty? Questi non sono, questi sono proprio senza cottura. La mandorla si può mettere? La? Sì. Una mandorla? Una, sì, una, se una volete mettere una mandorla all'interno, non la mettete, naturalmente spellata, senza pelle, senza pellicina marrone. Fate come quando abbiamo fatto in Raffaello, che abbiamo avvolto le mandorle nel cioccolato bianco, sempre bianche le mandorle, solamente spellate. Le abbiamo avvolte nel cioccolato bianco per qualche secondo e poi le abbiamo fatte asciugare, perché così sono più croccanti. No, aspettate, mi devo lavare le mani, che devo aprire i pirottini. Arrivo subito. Dimmi se c'è qualche domanda oppure qualcosa che vogliono, che stanno scrivendo. Non riesco a leggere bene qua. Beato chi ti sposa. Vabbè, questo dolcino è veramente facilissimo, dai. Non ci vuole nessuna capacità. Veramente, questo è proprio a prova di scimmia. Questo è proprio ciccione. Manca un pirottino. E lo mettiamo qua. Ecco fatto. Come avete visto, è veramente una ricetta super, super, super veloce da preparare. Grazie mille a tutti veramente per gli auguri. Oggi non ho visto Angela, c'è? Va bene. Quindi ora che cosa facciamo? Andiamo a mettere la crema spalmabile. Come? Io ho riempito un piccolo sac à poche, però potete usare anche una siringa di quelle rigide. Andiamo a tagliare la punta, proprio piccola piccola, non esagerate, altrimenti ne esce troppa Nutella. Vediamo se è sufficiente. Sì, sembra di sì. E quindi andiamo a mettere all'interno dei bonbon la crema spalmabile, così. Si vede già quando sono belli pieni, perché tendono a gonfiare. Naturalmente non è che la dovete mettere per forza, è solamente per dare un gusto in più. Ma se volete potete anche non metterla. Ho detto, potete mettere la crema bianca, quella al pistacchio,
Esiste anche la crema spalmabile alla mandorla, che è veramente buona. Ora io l'avevo messa nel frigorifero perché era troppo veramente morbida e adesso è un po' durina. Però adesso col calore delle mani diventerà morbida. Vedete come si gonfiano quando c'è la Nutella all'interno? Uff! La crema spalmabile. Quello è venuto un po' brutto perché devo pulire il sacco a poche. Ecco. Ve lo faccio vedere più da vicino, così, con sacco a poche in plastica. Andate dentro, premete. Quando vedete che si allarga, vedete? Estraete il sacco a poche ed è fatto. Si è sporcato pure il piatto. Oggi sto un po' stonata, più del solito. Questo è proprio ciccione. Un po' dura la Nutella perché l'ho messa nel frigorifero. Ma perché non ci facciamo mancare niente noi? È certo che no. Se la dobbiamo fare, il peccato lo facciamo per bene. E quindi mettiamo anche la crema spalmabile, altrimenti non ha senso peccare per farlo a metà. Lo facciamo per intero. Aspettate che tolgo questa Nutella che sta qua. Aspetto un attimo che io pulisco il piatto, che non va bene. E ci siamo. Ecco qua. Avete visto con che velocità abbiamo realizzato questo dolcino? Quindi velocissimo, fresco, economico. È buono. Fatto. Già fatto. Sì. Già fatto. Ho detto che oggi. Va bene. Quindi, se avete qualche Questi domanda, che fanno poi la conservazione nel nel frigo? frigorifero. Sì, sempre nel frigo, mai nel freezer, la Nel freezer ricordo. no, perché ce la ricordo. No. No freezer. No freezer. No Nel fritz. frigorifero. No fritz. No Si possono fritz. mettere in freezer? No, 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 no. Senza scongelarli? No, 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 no. No, 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 in freezer. No, la Frigo. ricotta, anche se non li scongeli, non mettete la Si ricotta nel ghiaccio la freezer ricotta. perché comunque non riuscireste a mangiarla. Non va bene. Non va bene, non li mettere. Se poi tu vuoi provare e ci vuoi far sapere com'è stato il risultato, noi siamo qui. Però mi dispiacerebbe se tu buttassi tutto. Se vuoi provare, prova con uno o due bonbon. Ecco, facciamo così. Prova con uno o due bonbon e poi ci dici il risultato. Va bene? Dove trovo la ricetta? Nel link in descrizione. Va Dov'è bene? il link in descrizione? Nel Perché post. sei triste, Graziella? Parliamo. Ti abbraccio. No, non sono triste. Oggi sono stanca. Ma capo. Perché fa caldo e io soffro di pressione bassa. Ma non sono triste. No, no, assolutamente. No, no, no. Che stavo dicendo? Il link in descrizione è nel post. Comunque poi ti metto il link come risposta al commento. Va bene? È già nel link. Tanto è così facile. È stessa quantità di cocco, di zucchero e di ricotta. Facilissimo. Che faccia fai? Boh. Sì, la ricetta è lì. È nel link. Si può mangiare subito, è meglio metterle in frigo. No, perché è meglio metterle almeno un'oretta in frigo, così il In cocco questo rapé caldo, si reidrata una sì, cosa e sono fresca. più freschi. Anche se la Sempre. ricotta comunque io l'ho tenuta in frigo fino a poco prima di utilizzarla, meglio tenerla in frigo un pochettino. Va bene? Ok? Ciao, zia Rita. Ciao. Graziella, vai al mare e rinfrescati. No, che no. In acqua. Sì, però Ci sta qua.
No, no, non va bene. Io volevo stare un po' con voi e basta, quindi abbiamo passato questi 10 minuti, un quarto d'ora insieme. Ho detto che era una ricetta facilissima, era solamente per stare in compagnia vostra e per salutarci oggi, che era il mio onomastico, non è ancora finita la giornata. Sto un po' sfasata e si vede, non sono triste, sono sfasata perché ero stanca e basta. Va bene? La ricetta, è nel link. Se vi è piaciuta e vi va, condividete questa video ricetta. Prima di uscire dalla pagina, mettete mi piace perché non l'ha messo. Iscrivetevi al canale YouTube. Voglio la ricetta. Sì, la ricetta è nel link. Coco rapè. Sì, questo qui. La farina di coco rapè. Come la chiamate voi? La farina di cocco. Farina di cocco. Vedete? Questa qui, quella che si trova nei supermercati, nei sacchetti, già pronta, che è praticissima proprio ed è buona. Va bene? Chiara Longo, Shonkuno, va bene, si stanno dando le ricette fra loro. Grazie Nina, ok. Allora, come vi dicevo, la ricetta è nel link in descrizione del post. Questo video sarà salvato su YouTube per chi non lo vedrà. Se vi va, condividete questa diretta. E poi iscrivetevi a YouTube. Noi, oggi che giorno è? Giovedì. Noi ci rivediamo, se Dio vuole, aspetta io. Ci rivediamo, se Dio vuole, martedì. Che cosa? Martedì pomeriggio. Nel frattempo voi suggeritemi una ricetta salata. Forse facciamo un couscous. Che dite? Io oggi l'ho preparato e devo scrivere solamente la ricetta. Ho fatto il couscous con i fagiolini, i gamberetti e i pomodori secchi. Poi scrivo la ricetta e la pubblico. Però possiamo fare un'insalata fredda. Che dite? Suggeritemi voi qualcosa, te, che oggi proprio non c'ho niente nel cervello. È tutto vuoto. L'unico neurone che ho vaga da solo nel vuoto della mia testa. Ok? Allora, vi saluto. Ok, per il couscous, va bene. Vi saluto. Quando posso rivedere il video? Su YouTube. Su YouTube stasera, perché adesso il regista va a lavorare e quindi stasera. Ci sono altri video, Sì, stasera. Va ci bene. Sono altri video, no? Se vuole vedere questo, perché deve vedere altri video? Nel frattempo rivedi altri video. Nel frattempo che noi pubblichiamo questo. Come sta? Rosa, guardati tutti i video. Ma certo. Ma che dice? Va bene, dai. Ok, ci salutiamo, buon fine settimana, mi raccomando, divertitevi, andate al mare, abbronzatevi con cautela. Tanto il fine settimana ho letto che piove, quindi magari piove così ci rinfreschiamo un po'. Mi dispiace per quelli che devono andare al mare, però se piove va bene lo stesso. Ok, allora ci vediamo martedì prossimo alle 4:30, sempre qui sulla pagina. Okay? Salvo complicazioni. Salvo complicazioni o con problemi di lavoro, problemi che non sono problemi ma impegni di lavoro, va bene? Quindi buon fine settimana a tutti, ciao, grazie a tutti, veramente grazie per gli auguri, perché io non so quando potrò, se potrò riuscire a ringraziarvi tutti, quindi grazie mille e ci vediamo martedì, ciao. Comunque vi offro un bonbon, ve lo offro veramente con tutto il cuore, grazie. Cheese.